Sitting like a mellow bond on my dear city road boy. Talk in the city. Tell me. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me. Digitali in rete, i giornali anche nell'etere, notizie vanno in giro ancora prima di succedere. Chi evita di eccedere, chi invece non ha regole e fa di un'opinione materiale da diffondere. Le voci cambiano, si evolvono, si aggirano tra il popolo, se false poi diventano un pericolo. Per questo prima si comprovano, si sondano, si accertano e solo dopo ci si pone al popolo. Fortuna che c'è ancora chi si prende cura dell'informazione, sana ambiente, musica e cultura. Palese solido qui, clima di paura, questa avversa condizione in un'Italia di censura. Si temuti questa cosa non si fa, non sia mai che le notizie trattino di verità. Ma Talking the City, parlo della mia città, lascio liberi i pensieri, rendo chiara la realtà. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me in the city what I want. Dimmi cosa succede in città. Tell me. Mama Service, servizi globali per la stampa. Produzione e vendita cartucce e toner. Ritiro toner esausti, servizi ambientali. Vendita e noleggio stampanti e fotocopiatrici. Da Civitavecchia, consegna in tutta Italia. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai da te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 28843 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Arrendersi mai. La disabilità come risorsa, dimostrando di poter vivere, se non meglio, comunque con pari dignità, una vita felice e piena di soddisfazioni. La forza, la vita, la dignità, stasera a Talking the City. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere. Io degli ospedali non ne ho mai parlato, ma perché non trovo il senso. Spesso in televisione arrivano, come andate in ospedale, è stato duro e tutto quanto. Proprio abbassano anche il tono della voce, ti guardano con gli occhi lucidi e tutto quanto. Io quelle sono le cose che proprio non sopporto, perché se parli della malattia ci parli perché c'è un senso parlarne. Infatti io quando ne parlo, e ne ho parlato appunto anche nel libro che abbiamo scritto, io ne parlo solo per far capire che anche con una sfiga terribile poi riuscire a fare. Mi sono divertita un sacco perché mi avevano spiegato già in ospedale che tutte le cose brutte le avresti dimenticate e si saresti ricordato solo quelle belle. All'inizio non ci credevo, poi in realtà è così. Ho scoperto veramente che le cose brutte si autoeliminano nel cervello
E quindi per me, io quei 104 giorni sono una figata. Mi ricordo tutte le persone che venivano a trovarmi, che venivano anche gli insegnanti a scuola a farmi recuperare le ore perse a scuola, che venivano un sacco di amici, che potevo guardare la televisione tutto il giorno. Da noi ogni anno c'è la confessione a scuola con donne e tutto quanto. E io ero stata lì, senti donna, ma cos'è questa storia? Io cosa devo fare? Devo credere o no? Non c'è più senso, non hai più senso, niente mi fa, tu devi credere, cioè devi vedere Dio nelle cose belle. E mi fa, per te cosa sono le cose belle? E faccio, beh, per me lo sport, la famiglia, gli amici sono cose belle. E fa, allora vedilo dentro di lui, vedilo nelle cose belle, sei a posto. E tu, boh, vabbè, finché funziona così va bene, se basta fare questo. Alleluia. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Talk in the City, ancora un appuntamento, ancora un tema al quale tengo in maniera particolare, già da tempo in cantiere, per poterne parlare a tutti voi che ci seguite ogni sera. Anzi, vi ringrazio perché i risultati che ci arrivano, cara Flavia, sono molto molto positivi, eh? Vuol dire che stiamo facendo un buon lavoro, tu che dici? Ah, dobbiamo esserne più che contenti, direi. Bene, ecco, nel frattempo la regia allarga e possiamo vedere anche Flavia. Allora, questa sera parliamo, e l'abbiamo visto nella presentazione, della disabilità come risorsa. Ecco, secondo te la disabilità può essere una risorsa, può essere un qualcosa in più per questa società, per tutti noi? Qualcosa in più? È sempre difficile parlare di disabilità come qualcosa in più. Direi che sicuramente è un arricchimento per la persona il fatto di poterla in qualche modo superare, nel senso che vivendo una situazione che può essere causata un esempio, una dimostrazione a se stessi in maniera molto egoistica di poter andare avanti e portare avanti delle passioni come può essere quella sportiva. Ecco, oltre che a se stessi, però direi che il disabile, parliamo di sport, ma potremmo parlare anche di tanti altri campi, il disabile riesce ad insegnare delle cose che giustamente la disabilità gli porta a dover per forza vivere in una certa condizione, però è di insegnamento per come non bisogna mai arrendersi. Questo poi in realtà è il messaggio che cerchiamo di mandare questa sera. Arrendersi mai. Tra gli ospiti, e lo vorrei presentare con un bel video, abbiamo una persona che io conosco da tanti anni e lo seguo dall'inizio della sua carriera, e che carriera. Allora, quando si parla di Olimpiadi e si parla di Pellegrini, si pensa subito alla nuotatrice che ha vinto. No, c'è un Pellegrini che ha vinto molte più medaglie olimpiche della nuotatrice, e lo voglio presentare con questo video. Sì, ho avuto una fortuna perché avevo la comitiva alla stazione di Ladispoli. Alcuni ragazzi che erano lì hanno visto l'accaduto e come hanno visto che ero andato a finire sotto al treno e passato il treno un ragazzo si è levato la cinta, mi ha legato la gamba bloccando l'emorragia del sangue. Mi hanno consigliato di andare a un centro di riabilitazione quando uscivo a fare la riabilitazione per rimettere la protezione. E dove poi ho affiancato lo sport, la scherma, e ho
cominciato a praticarla, così per gioco, per scherzo, i primi giorni erano tante volte, non riuscivo a mettere stoccate, però diciamo che ero così tignoso che non mi arrendevo mai. Sono molto sfortunato per l'incidente, ma fortunato che da questo incidente la racconto, posso dare qualcosa a chi magari adesso sta combattendo, dare una mia testimonianza e dire guarda, la scherma è uno sport bellissimo, ti permette anche se sei in carrozzina, anche se muovi le gambe, di poterla praticare. Soddisfazione, la soddisfazione più grande comunque è stato ricominciare a fare lo sport. Ora, se devo viverla, la voglio vivere bene, se non la devo vivere, allora non stavo qua. Lo sport mi ha aiutato anche comunque a viverla al 100%, a 1000%, non al 100%, al 100% la vivevo da normodotata, adesso la vivo al 1000%, non ci dobbiamo mai arrendere. E poi bisogna avere sempre dei sogni, grandi sogni, io ne ho ancora 1000 nel cassetto, diciamo. Ogni giorno voglio cancellarne una, quando riesco cancello. Purtroppo ne cancello uno e me ne entrano 10. Bene, è con noi questa sera Andrea Pellegrini. Qui ci vorrebbe un bel applauso, Andrea, te lo faccio io. Ho detto bene, il Pellegrini medagliato alle Olimpiadi sei te. Paralimpiadi, parliamo di Paralimpiadi perché sono due competizioni totalmente diverse. Anche perché l'Olimpiade è la prima competizione mondiale, la seconda è la Paralimpiadi. Beh, però insomma di medaglie ne hai vinte tante. Quante medaglie hai vinte? Ho 9 medaglie alle Olimpiadi, un oro, 5 argenti e 3 bronzi. Bene, poi tra l'altro sei fresco fresco anche di medaglia d'oro nella Coppa del Mondo. Sono andato prima a Rio e dove ho fatto un settimo posto nella sciabola, e però non ero... Diciamo che questa Olimpiadi è stata un po', tra virgolette, un po' sfortunata perché, per tanti punti di vista. Però poi siamo tornati da queste Olimpiadi e c'è stata subito appresso la Coppa del Mondo, adesso a novembre, dall'11 al 13, dove ho conquistato l'oro nella sciabola. Bene, ho fatto una finale con un connazionale che è Jordan. Complimenti. Ecco, io ho voluto mandare quello che abbiamo sentito dal video, avresti potuto anche dirlo qui, però mi è piaciuta molto invece la frase finale, quando dici che non bisogna mai smettere di sognare, perché poi la vita in realtà è questo. No, la vita è fatta dei sogni. Se uno non ha dei sogni... non può andare avanti, anche perché comunque sia, anche fare una famiglia, uno deve sognare per poterla fare, anche perché sono tante le cose da gestire nella vita. E nello sport noi abbiamo tanti sogni, anche perché comunque sia, a noi ci ha dato un aiuto tantissimo nello sport. Io sono un atleta che ha partecipato a due discipline diverse alle Olimpiadi, sia la pallacanestro che la scherma. Ma però io vengo già, comunque ero un atleta, la kickbox, il calcio, ne ho praticati tanti, il surf da onda. E dopo l'incidente io pensavo che comunque sia non potevo più praticare sport. Invece poi ho conosciuto al centro di riabilitazione di Santa Lucia dei ragazzi che mi dicevano dai facciamo la scherma. Io quando mi sono guardato, ma perché voi fate sport? non pensavo, perché adesso invece abbiamo la tecnologia, sappiamo tutto. Certo. E uno può sognare alla non c'era internet quando non c'era internet, ma avevamo dei telefoni che erano mattoni. Abbiamo visto nella presentazione anche Beatrice Vio, che è stata comunque un'icona, no? Sì, no, vabbè, Bebe è una persona straordinaria per quello che sta facendo al movimento. È una persona che comunque anche lei ha dei sogni. Ecco, il titolo di questa sera, Arrendersi Mai, però mi interessa più il sottotitolo, La forza, la vita, la dignità. Io punterei questa puntata sulla dignità, pari dignità. Tu hai detto giustamente, no, prima vengono le Olimpiadi, poi le Paralimpiadi. Per me sono tutte Olimpiadi. No, nel senso perché parliamo di Olimpiadi, no, partecipiamo alle Paralimpiadi. Parliamo... nel genere, nel verbo giusto, no? Anche se a Rio c'è stato qualcuno che ha fatto dei tempi migliori a vincere le Olimpiadi, quindi no, ma non è quello chi fa il tempo, noi siamo atleti, non è che una Paralimpia e un'Olimpiadi sono due cose diverse, si chiamano Paralimpiadi perché partecipiamo anche con le carrozzine, con le protesi. Certo, allora, certo, un altro mondo. E la parola dignità
c'è molto, è presente nel libro presentato la scorsa settimana da Roberto Scotti, che saluto, ciao Roberto, buonasera. Buonasera. E Pino Cristini, La mia seconda ombra. Ecco, ho dato una letta veloce, sono sincero, non ho avuto tempo di leggerlo attentamente, però ho scorto le righe del tuo libro, molta dignità, che grazie allo sport prima, come atleta, poi dopo l'incidente come dirigente, ha dato a Pino Cristini. Se lo chiediamo a lui ci dice che è molto più di quello che ha ricevuto piuttosto che quello che ha dato, ma lui perché si sminuisce, in realtà ha dato molto... Non, ecco, diciamo, non può stare qui perché sta poco bene di febbre, cose insomma... Non sta benissimo, tranquillizziamo tutti, non sta neanche malissimo, però ha passato giorni migliori sicuramente, ma indubbiamente anche peggiori, quindi non sta benissimo, però nulla di preoccupante. Dicevo, lui si sminuisce dicendo è molto più quello che ho ricevuto piuttosto che quello che ha dato. In realtà no, ha dato tantissimo, oltre che l'impegno a tempo pieno come segretario, è stato proprio, ha dato la possibilità a tutti gli atleti, dirigenti, di imparare in un periodo in cui, parliamo inizio anni 80, quindi un periodo in cui certe tematiche non erano affrontate sicuramente con la stessa attenzione di oggi, e ci ha insegnato molto a tutti, perché il suo modo di proporsi ha fatto sì che riuscissimo anche noi a proporci a lui in maniera normale, come deve essere. Quindi prima dicevo che Beatrice Pio è stata un'icona delle Olimpiadi, è un'icona dello sport per disabili momentaneamente. Probabilmente Pino Cristini 20 anni fa era un'icona, ma non lo sapeva. Quindi esatto. Era un esempio, però non lo sapeva. È corretto. Sapeva, ma ancora oggi lui direbbe: ma no, ma figurati. E invece è così, lui non ha la cognizione ben chiara di quello che ha fatto per molti. Ecco, leggendo appunto il tuo libro... Nostro, l'abbiamo scritto a quattro mani. Insieme a, ricordo... Sergio Secchi, tra altre cose, si scusa se non è presente, ma fra il dire e fare c'è di mezzo il mare, vive in Sardegna. Lui sta in Sardegna, quindi... Però dicevo, ricordiamo appunto che all'età di 20 anni, quando tra l'altro era un pallavolista, insomma, già comunque stimato e affermato... Ecco, anche qui lui, se parliamo con lui, ci dice, ma no, era un giocatore forse sopra la media, ma nulla di particolare. In realtà ci sono più indizi che ci dicono che probabilmente, certo, nessuno lo potrà mai dire, però probabilmente qualcosa, quel qualcosa in più che dice lui era un... più di qualcosa. Ecco, un tuffo a Sant'Agostino, nella spiaggia qui vicino Civitavecchia, di faccia sulla sabbia. Con la fronte, in realtà lui era in acqua, un tuffo tra l'altro banalissimo che penso che nella vita abbiamo fatto più o meno tutti almeno una volta, perché è entrato in acqua, l'acqua più o meno all'altezza del ginocchio, e si è tuffato esattamente come un nuotatore che parte per una gara, certo, di nuoto. In orizzontale. Esatto, lo stesso gesto atletico del nuotatore. La differenza è che lui stava, il nuotatore sta a bordo vasca su un blocchetto di partenza, quindi teoricamente è una situazione più pericolosa. Invece lui, l'acqua al ginocchio, si è attuffato, evidentemente c'era una depressione della sabbia dovuta a correnti o altro, ha sbattuto la fronte e gli ha causato la frattura della quinta vertebra cervicale. Ha voluto dire una vita su una carrozzina. Sì, spesso uno pensa che, ecco, magari incidenti oppure un tuffo, ma Pino, faccio giusto un esempio, mi ha raccontato che fra le tante persone che ha conosciuto a Santa Lucia, hanno in comune la degenza a Santa Lucia, Pino e Andrea, giusto un esempio, un ragazzo è finito, è divenuto tra la Pregico per raccogliere una mela, gli è caduta la mela, l'ha rotolato, è andato, si è chinato, l'ha raccolta, non ha considerato che stava in una mansarda, quindi il tetto nel punto dove era arrivata la mela era più basso, e quando si è alzato ha sbattuto la testa. Quindi è molto più bene sottile la linea. Certo, certo, certo. Allora io però vorrei soffermarmi appunto, come ho detto all'inizio, sulla dignità di vivere poi una situazione di disabilità. E lo sport, visto che comunque è il trade union, tutti i discorsi che stiamo facendo oggi, lo sport... Allora, se lo sport ha un significato, è quello di lanciare messaggi positivi, perché lo sport è comunque un movimento positivo, uno corre, salta, nuota cercando di raggiungere risultati, quindi lo fa con tutta quello che il corpo umano, insomma, riesce a darci di positivo.
Laddove il disabile riesce a fare le stesse cose, questo è proprio lo sport. A quello serve lo sport, che rende tutti uguali, quindi poi indipendentemente dai risultati, però è una cosa che tutti hanno la dignità di poter svolgere come poi il corpo glielo concede. Quindi secondo me nel momento in cui, e ne parlavamo tempo fa con un altro ospite che è stato ha portato la torcia alle Olimpiadi di Roma 60, a Roma 60 è stata la prima volta che sono state effettuate le Paralimpiadi nel 60, ecco lì si è scoperta proprio l'essenza dello sport. Lo sport nasce per quello, Andrea. Sì, no, lo sport è fondamentale, ma non soltanto nel paralimpico, è proprio fondamentale nella vita, è unione, stare insieme alle persone, mettersi in gioco, divertirsi, ci sono tanti gesti atletici, da un movimento, anche se hai una disabilità, un movimento può essere tanto per una persona. Certo, però tanto più fatto con più fatica. È come una riabilitazione. Proprio la prima riabilitazione è la testa, accettarsi. Quando tu ti accetti vai avanti in tutto. Perché prima le barriere, dice sì ma lo scalino. No, la prima barriera ce l'abbiamo in testa. Noi ci dobbiamo accettare per quello che siamo. Allora se tu ti accetti le persone ti amano. Certo, ecco Flavia, la dignità. Tu pensi che la società, che questa società nostra è pronta poi per, dopo tanti anni, dopo aver dato tanto, detto tanto, parlato tanto, oggi è pronta ad accettare comunque la disabilità nello sport con pari dignità? Io penso che ci siano tanti segnali positivi e che si sia fatto tanto anche nell'immaginario collettivo, nel senso, per esempio, la figura del disabile in un film o in una serie o quello che è, veniva presentata con questa, diciamo, da una parte un senso di compassione, oppure appunto il fatto dell'insegnamento, l'accettazione. Adesso ci siamo evoluti, penso che della disabilità si parla anche in programmi per bambini, ma non considerando il personaggio come indietro rispetto agli altri, alle volte ci scherza pure. Penso che il messaggio di accettazione possa passare anche attraverso questi canali e figure di riferimento come Bebe che abbiamo ricordato, ma anche lo stesso Andrea, ci fanno capire che comunque c'è una vita piena e soddisfacente anche in situazioni del genere, quindi non c'è assolutamente nulla per cui compatire una persona. Penso che il compatimento sia la cosa peggiore in questi casi, in un certo senso. Ecco Andrea, oggi tutti quanti i media fanno a gara per parlare anche dello sport. Abbiamo visto in televisione gli stessi orari sono andati per le Olimpiadi, poi anche per le Paralimpiadi, nella stessa identica maniera. Secondo te è tutto originale, è tutto vero o ancora c'è qualcuno che lo fa, però magari dice sì, però è poco commerciale, è poco secondo te? Beh, com'era? Ancora una piccola differenza c'è, però già abbiamo fatto grandi passi, già se ne parla tanto e poi adesso noi come nazionale noi ci alleniamo con i normodotati. Oh, questo è normale, sei un atleta, loro si mettono seduti, anche perché noi tiriamo su una carrozzina, abbiamo una pedana e facciamo degli allenamenti con delle pedane predisposte in carrozzina. Però sono atleti normali, atleti che tirano in piedi poi si mettono seduti. Se noi potevamo mettersi in piedi allora eravamo normali. Certo, però, allora, noi siamo normali, abbiamo un deficit, però non è che ci manca... È molto importante che ovviamente lo Stato fa pesare lo il Stato, fatto lo che Stato c'è... sta cercando di accoppiare le cose. Assolutamente. Io ho un video che ora manderò, molto bello, perché è la consegna della bandiera sia al capitano, il portabandiera della Nazionale Olimpica, che al capitano portabandiera Nazionale Paralimpica, nella stessa identica maniera. Il diverso è il messaggio che al microfono mandano i due capitani, ovviamente. Certo. Vediamo questo video. All'alfiere della squadra olimpica Federica Pellegrini. Grazie.
All'alfiere della squadra paralimpica Martina Caironi. Signor Presidente, amici dello sport italiano, atleti, sono molto emozionata ed onorata di essere qui di fronte a voi cercando di farvi capire cosa significhi per me questo momento così importante. Da grandi sportivi quali siete, di sicuro sapete bene di cosa parlo, adrenalina, voce che trema e il cuore a mille. Questo giorno per me è il coronamento di tanti anni di carriera. Sarà la mia quarta Olimpiade, ho girato le braccia per così tanti chilometri che onestamente ho perso il conto di quante volte ho fatto il giro del mondo a nuoto. Ma come vedo non sono da sola, di sacrifici ne abbiamo fatti tanti per essere qui oggi tutti insieme. Oggi siamo tutti animati da una grande passione, qualcosa che onestamente è difficile da spiegare. Ti alleni duramente per 4 anni e questi sforzi vengono premiati o vanificati nel giro di pochi minuti. È con un grande batticuore che ho l'onore di ricevere da lei, Presidente Mattarella, questa bandiera. È questa bandiera che sventolerò in nome di tutto il Comitato Paralimpico, che è ormai in crescita e che sta regalando sempre più emozioni. E c'è un grande augurio che vorrei fare, e cioè quello che non solo il Comitato Paralimpico possa continuare a crescere, ma possa anche continuare ad emozionare e a far battere i cuori, come mi sta battendo ora a me, di tutti gli atleti e anche degli spettatori, perché lo sport paralimpico ha forse in più il fatto di poter muovere certe emozioni nel profondo. Ecco, come dicevo prima di mandare il video, Martina Cairoli, che tra l'altro mi diceva Andrea, una ragazza che fa atletica, ha raggiunto dei livelli, dei risultati. Rego del mondo. Quindi è un altro fiore all'occhiello dello sport italiano nel mondo. Però giustamente dice Andrea, Martina Cairoli parla a nome del movimento, mentre la Pellegrini ha parlato a nome di se stessa. Beh, quando trovi lì... Ognuno pensa. Non puoi fingere, lì esce fuori quello che sei veramente. Alla sua bandiera, però vabbè. Diciamo che comunque noi siamo una famiglia. Beh, sicuramente è importante quello. Ecco, lo sport insegna anche questo, ad essere uniti, a fare squadra, no? Cosa meglio dello sport? Assolutamente sì. Allora, invece il libro è di Roberto Scotti, anche di Roberto Scotti, visto che è stato scritto a quattro mani, e Pino Cristini, La mia seconda ombra. Quanto c'è poi di insegnamento? Che cosa c'è di diverso in questo libro, magari di fronte a tanti altri che parlano di disabilità nello sport? Ma lui ha voluto, ci ha chiesto che dessimo il giusto risalto alle figure che sono state fondamentali per lui. Parlavo prima con Andrea, in questi casi sono fondamentali un po' per tutti, anche per i normodotati, tutte le persone che abbiamo intorno, quindi la famiglia. Ci ha tenuto moltissimo che venissero descritti le vite dei genitori, così come dei fratelli, perché comunque i genitori hanno avviato un progetto che mirava al benessere di Pino, ma i fratelli lo hanno realizzato e forse anche migliorato, tant'è che sono poche le cose che ci ha imposto di parlare dei parenti e di intitolare il capitolo che parla dei fratelli appunto i miei angeli custodi, perché sono stati fondamentali. Lui ci ha messo molto del suo, perché anche lui una grande determinazione, una grande forza di volontà, gran carattere, impreziosito da un'ironia e un'autoironia che non sono da poco. E poi la motivazione è data dallo sport, nel suo caso la pallavolo, giocata da adolescente fino al giorno del suo infortunio e poi rientrato nei quadri dirigenziali come segretario. Ecco, io non conosco personalmente Pino Cristini, sì. Però andando a vedere su internet la pallavolo di Civitavecchia, ho visto che in tutte le foto le squadre lui è sempre dentro, ma non è dentro da una parte, dico, sì, c'è pure lui, spesso proprio al centro quei ragazzi che lo abbracciano. Anche con grande differenza di età, questo vuol dire che ha seminato molto bene
e quindi è un personaggio fondamentale, anche pur non giocando, pur non allenando, è fondamentale per il movimento della pallavolo. Ma è fondamentale ancora oggi, nonostante sono 15 anni che non è più lui il segretario, quindi è rimasto nei cuori di chi ha giocato con lui, di chi è stato atleta o dirigente nel periodo in cui lui era segretario, ma è continuato a essere stato apprezzato anche da chi si è approcciato al mondo della pallavolo cittadina dopo che lui ha lasciato la segreteria. Quindi da atleta, da dirigente, da grande tifoso e appassionato e ottimo conoscitore. Ecco, una pallavolo cittadina è in continua ricerca di un presidente, ce l'avete in casa il presidente, non vedo perché possa essere il presidente. Flavia. Allora, io volevo parlare con Andrea di un problema che, diciamo, coinvolge non solo gli atleti paralimpici, ma tutti gli atleti in generale. Le strutture, come ci si muove sul territorio e per quello che hai visto, se sono sufficienti, e poi le sponsorizzazioni, se questi sport sono sostenuti sufficientemente, come dicevamo fuori onda, a volte la sponsorizzazione può influire anche in maniera consistente sulla performance dell'atleta, nel caso dell'atleta paralimpico. Guarda, e quindi mi chiedevo qual è la situazione vista da un interno. Beh, come sappiamo tutti quanti puntano sempre sul calcio, bisogna ancora fare tanto, bisognerebbe creare dei palazzetti per ogni città, anche perché devi dare modo anche a altre persone di poterlo praticare, un buono sport. Molto spesso gli sport non ricchi vanno a cadere sulle famiglie. Sono gli sport individuali, sono quelli. Certo. Se non entri in un corpo delle armi, lo sport individuale è molto difficile affrontarlo. Già uno sport di squadra, cioè una società, è diverso. Bisogna ancora crescere su questo punto di vista. E è anche vero che comunque sia, come ne stiamo parlando, lo sport di squadra c'è un meccanismo diverso dallo sport individuale. Lo sport individuale, se non hai degli sponsor e non sei nelle armi, può arrivare fino a un certo punto. E è difficile, anche perché è a spese dei genitori. E se sei bravo, la maggior parte vengono assorbiti. Però tu devi dare la possibilità a tanti, non mirato soltanto, ok, quello è il campione, me lo prendo io. E qui cominciamo, è facile, vuoi vincere facile. È quello che dicevamo prima della dignità, pari dignità vuol dire anche poi pari possibilità, no? Ma quindi certo, bisogna... ma le palestre vanno create e devi dare la possibilità a tutti. Da come la vedo io dovrebbe essere invece proprio lo sport paralimpico, comunque lo sport per i disabili, più importante dell'altro, proprio perché comunque diventa in tanti casi proprio vitale, mentre magari il ragazzo normodotato che se una settimana piove non può andare a giocare a pallone, invece per il disabile proprio quel momento è il momento di vita, vero? No, ma anche comunque sia a livello paralimpico noi abbiamo delle carrozzine, devi trovare anche, dipende dal tipo di sport, ci vuole la struttura adeguata. Certo. Anche perché tu entri, se tu mi gioco a pallacanestro e c'ho delle scale, dici ho capito, ma quelle scale chi le fa? Sì, metti un montacarri. Però già creare delle strutture che sono idonee, senza abbattimenti, per tutti, perché meno fatica per noi, meno fatica per loro. Ma proprio poterlo praticare, quello sport, dare la possibilità di andare in palestra come una cosa normale, anche perché noi comunque sì, veniamo, la maggior parte delle persone vengono da degli incidenti e già e accettarsi è dura, perché tanti comunque sia stanno chiusi dentro casa e questa è la cosa più brutta che può essere per una persona, non è per un atleta, proprio in sé per sé, perché tu devi viverla la vita quotidianamente, devi uscire e poi sono i genitori, non è che soltanto la persona, cioè la maggior parte anche sono i genitori che si vergognano di avere il bambino che ha un deficit, un handicap. Quindi mi ritorni al tema della dignità. Torniamo alla dignità. Se tu ti accetti, se il genitore... Ma perché? Ma non è bello vedere un figlio che sorride, a me mi batte il cuore, una cosa del genere. Dare la possibilità. Lui si diverte, mi so divertire anch'io. Ma poi nel caso tuo... Soffre lui, soffre la famiglia. Io immagino che per te è stato un grande trauma, perché comunque eri già nel massimo. Però sei un bel ragazzo, sei come comunque... Come dicevo, non è il bel ragazzo. Io, che comunque sia, già ero un atleta... Già eri atleta, vero? I cosiddetti contributi nella vita in generale non puoi andare avanti, devi sognare, ti devi mettere in gioco,
Come nella scuola, nel lavoro, nello sport, in tutto. Cioè, Andrea, quello che dico sempre io ogni sera facendo questo piccolo appuntamento è che noi siamo una piccola realtà televisiva in una piccola televisione che si vede soltanto nel Lazio, però magari è capace che adesso qualche amico che ci sta seguendo ha il problema di disabilità e non aveva mai pensato che con lo sport poteva comunque dare un senso a questa disabilità, non un senso alla sua vita, è un altro discorso, alla sua disabilità. La disabilità può avere un senso, quello sportivo. Certo. Quando uscirà il libro su Andrea Pellegrini? Beh, ne stavamo già parlando di questa cosa. Vediamo. Ti faccio una domanda difficile adesso. Ho letto in maniera superficiale, ma lo approfondirò, e anzi invito tutti quanti gli amici a leggere il libro su Pino Cristini. Dovesse uscire un libro su Andrea Pellegrini, che cosa sarebbe? Potremmo trovare di diverso tutti gli altri libri che raccontano una storia. Beh, io la vita, già la mia vita è stata un po' particolare. Ho fatto tanti errori, ma ho avuto la fortuna di rialzarmi da quegli errori, di andare sempre in avanti. E questa è la cosa più importante. Sbagli, ok, è normale, ma tutti sbagliano. Però ho avuto la possibilità di riparare a quell'errore. Senti, ma sul tuo biglietto da visita c'è scritto Andrea Pellegrini, campione plurimedagliato, campione paralimpico, plurimedagliato. Ecco, quel biglietto da visita, quante porte ha aperto? Ma io spero tantissime, spero che ho dato la possibilità a tante persone di poter... Ti ha aiutato quel biglietto da visita? Ma chi è che non aiuta un biglietto da visita? Ma l'importante è, come dicevo, fare uno sport e divertirsi è già è tanto. E poi le cose vengono da sé, lavoro. Quante interviste hai rilasciato? Io ho cercato su YouTube. Ecco, una domanda che non ti hanno mai fatto, che ti faccio io, suggeriscimela. Ma me l'hanno fatta un po' tutte, però in particolare... Qualcosa che vorresti ancora dire che non è mai stato detto? Ma io dico soltanto alle persone, contattatemi che vi faccio fare io lo sport. Guarda. Noi abbiamo una società alla Dispoli, il Club Barriere di Schermano, e noi pratichiamo sport olimpico e paralimpico, non c'è una cosa diversa. Penso che nel raggio della provincia di Roma ce ne stanno poche delle strutture del genere. Certo, abbiamo una struttura che è la palestra di una scuola, però noi siamo una società che fa gli ambiti discipline olimpiche e paralimpiche. Bene, quindi cercate Andrea Pellegrini su Facebook. In chiusura invece la domanda difficile voglio fare a Roberto Scotti. Sicuramente non per denaro. Cosa ti aspetti da questo libro? Perché hai scritto questo libro? Ma noi l'abbiamo scritto proprio perché qualcuno ci ha detto perché, l'ho detto anche alla presentazione, la risposta più semplice ma allo stesso tempo banale sarebbe perché no, perché invece c'è un perché sì, è proprio il modo con cui Pino ha superato quello che era il suo trauma e si è rimesso in gioco, carattere, ironia, la famiglia l'ha aiutato e lo sport è riuscito comunque a, come è scritto nella prefazione di Sergio, a vivere la sua vita non da comparsa ma come assoluto protagonista, perché hai detto tu, al centro delle foto, non da una parte, al centro con tutti i ragazzi intorno, perché tutti ci avevano piacere che in quella foto che ricordava quella giornata ci fosse anche lui e da assoluto protagonista al centro. Bene, io vi ringrazio e voglio mettere in difficoltà la mia amica Flavia Bazzano. Oggi ti concedo il microfono, la chiusura della puntata la fai tu. Come chiuderesti questo appuntamento? Vuoi un'ultima guardandola domanda? Guardandola per la camera. No, la chiusura, poi salutiamo. Direi che noi non abbiamo nient'altro da aggiungere all'esperienza di chi è riuscito a raggiungere risultati a livello olimpionico, paralimpionico in questo senso. Parlano le storie, parlano i fatti e parla tutto il duro lavoro che c'è dietro, perché non è un qualcosa che si costruisce dall'oggi al domani. Si tratta di perseveranza e di uno spirito che veramente si è dimostrato incrollabile. Bene, grazie Flavia Bazzano. Io ringrazio ovviamente Roberto Scotti, in bocca al lupo per questo libro. Ringrazio Andrea Pellegrini e qui insomma va il ringraziamento di tutta la redazione e tutta la televisione, perché oggi ci è venuto a trovare un grande campione, difficilmente da queste parti passano grandi campioni, grazie Andrea. Saluto tutti, vi ringrazio, appuntamento quindi domani per un'altra storia, Talking the City di questa sera finisce qui e cosa aggiungere?
forza, vita e dignità. Buonasera a tutti. Mama Service, servizi globali per la stampa. Produzione e vendita cartucce e toner. Ritiro toner esausti, servizi ambientali. Vendita e noleggio stampanti e fotocopiatrici. Da Civitavecchia, consegna in tutta Italia. A Civitavecchia, Ferramenta FAS. Ferramenta FAS, con l'esperienza acquisita nel corso dei 20 anni di attività, è in grado di garantire la necessaria assistenza a tutti i livelli, sia produttivo che tecnico. Articoli per idraulica, casalinghi, materiali elettrici, colori, vernici, stucchi e smalti, utensili per il fai-da-te, ferramenta vendita al dettaglio. Ci trovi a Civitavecchia, in via Terme di Traiano 72. Contattaci allo 0766 28843 oppure consulta il sito www.fasforniture.com. Ah,